Tra migliaia di reperti esposti nel Museo archeologico all'Arco Herrera di Lima, il più prezioso è un manufatto d'epoca Moche, la più importante civiltà pre-incaica che prosperò nel nord del Perù tra il I e l'VIII secolo d.C. È un vaso di terracotta che raffigura nel dettaglio la cerimonia del sacrificio, un complesso rituale che culminava con l'offerta del sangue della vittima agli dei e agli officianti del rito. Nella parte inferiore del vaso è raffigurata la scena sacrificale, mentre in quella superiore sono ritratti tre personaggi di alto rango, tra cui una donna, nell'atto di porgere la coppa contenente il sangue umano a una quarta figura di suprema importanza. Si tratta di una raffigurazione di fantasia? O davvero i Moche erano dediti ai sacrifici umani? E chi sono questi personaggi? Sovrani, dignitari o forse divinità del Pantheon Mochica? Ma soprattutto, chi è la misteriosa donna ammessa a partecipare al rito? Enigmi su cui per decenni si sono arrovellati gli studiosi, ma che stanno per essere definitivamente svelati dalle ultime scoperte archeologiche. Per saperne di più, raggiungiamo il nord del Perù, al momento il cantiere di scavo più interessante delle Americhe, dove tutto ebbe inizio nel 1987 con il ritrovamento nella zona archeologica della Huacara Jada, un complesso di piramidi tronche ricoperte d'argilla, le Huacas appunto, della tomba del signor Tezipan, risalente a 1700 anni fa e considerata una delle scoperte più importanti del XX secolo. All'interno della camera funeraria, ricostruita fedelmente al Museo Tumbas Reales de Tezipan di Lambayeque, viene rinvenuto il sarcofago di un personaggio d'alto rango, ricoperto da 18 strati di corredo d'oro e pietre preziose. Tutto fa pensare che sia proprio lui, il sovrano raffigurato nella cerimonia del sacrificio. Colpo di scena, per la prima volta si ha la conferma che il rituale non fosse una rappresentazione mitologica, bensì venisse praticato dai Moche all'apice della loro potenza. Una tesi comprovata dal fatto che di lì a poco, nello stesso sito, viene rinvenuto anche il sepolcro del grande sacerdote della scena riprodotta sul vaso, seppellito con in mano la coppa cerimoniale, simbolo della sua funzione religiosa. Per anni gli scavi proseguono mettendo a segno altre importanti scoperte, ma è solo nel 2007 che viene portato alla luce un nuovo personaggio appartenente all'élite Moche risalente al IV secolo d.C., cioè contemporaneo del signor Tezipan. Anche in questo caso è la ricchezza degli ornamenti e la presenza dell'immancabile coppa del sacrificio a rivelarne l'identità. È il sacerdote guerriero, il terzo personaggio che partecipa alla cerimonia più emblematica della civiltà Mochica. En el tema de la presentación podemos ver cuatro personajes: el señor de Sipán, el sacerdote, la sacerdotisa que se encontró a 60 kilómetros al sur del mausoleo real de Sipán, y el cuarto que vendría a ser el sacerdote guerrero, la tumba que se encontró en el año 2007 y que todos sus ornamentos, como la corona en V, el vestido de placas cuadradas que termina en triángulo y otros, se encuentran aquí, en el Museo de Sitio de Huacara Jaca. Il cerchio si stringe. Non resta che individuare l'ultimo e più misterioso personaggio del gruppo, la sacerdotessa. Ci dirigiamo quindi verso la città coloniale di Trujillo, che sorge al centro dell'area che fu la culla della civiltà Moche. È qui che sorgono gli imponenti centri cerimoniali Huacas del Sole e della Luna, dove è stato appurato che venivano celebrate le cerimonie del sacrificio. A breve distanza si trova anche il complesso archeologico El Bruco, dove nel 2005 è stata scoperta la tomba di una ricca nobildonna della cultura Moche, nota come la Signora de Cao. Qui, nella terrazza superiore della Huaca Cao Viejo, troviamo il posto preciso dove si è trovata 4 anni fa la Signora de Cao. Questa signora morta a 25 anni, dopo aver partorito, è stata trovata qui, insieme a una ragazza giovane, 15enne, che è stata sacrificata con lei per accompagnarla nella città. Nella parte di qui vediamo altre tombe di gente, anche sacrificata per accompagnare a questa signora, che era una regina, che tra le sue particolarità ha tatuaggi di serpenti sulle braccia e sulle gambe, anche sui piedi. E da questa terrazza, che si trova in altezza nella parte superiore della Huaca Cao Viejo, avevano un belvedere impressionante.
e anche lei potrebbe essere vista da molto lontano. Se voi vedete il panorama, si vede tutta la Valle Chicama. E questa signora si pensa che qui nel recinto cerimoniale si preparava e poi usciva e faceva le cerimonie per il suo popolo. Ma chi era in realtà la signora De Cao? Una regina? Una personalità dotata di poteri magici? Non tutti gli studiosi concordano, ma ci sono buone probabilità che fosse proprio lei la misteriosa sacerdotessa ammessa ad ufficiare la cerimonia del sacrificio.